dopo 2 mesi di trattative, forse anche di più, ma che dico, dopo anni, perché la Juventus sul giocatore c'era già da un paio d'anni che era interessata, adesso finalmente possiamo dire che oggi è il Locatelli. Locatelli è ufficialmente un giocatore della Juventus. Cioè, più bisognerebbe scrivere, come scriverebbe Allegri in un suo tweet. E soprattutto bisogna dire che la modalità di pagamento è veramente molto interessante, se sarà poi ufficializzata, per quello che abbiamo saputo, ovvero alla fine il Sassuolo ha ceduto sul prezzo, perché da 40 siamo arrivati a 35, forse non ci saranno nemmeno i bonus, ma verranno sostituiti da una clausola che riguarda la rivendita del giocatore a terzi, e quindi sarebbe un 10% di percentuale a favore dell'incasso, a favore del Sassuolo. Ma soprattutto la modalità del pagamento, che è interessante, perché i primi 2 anni sono prestito biennale, il primo anno gratuito, il secondo sembrerebbe o gratuito o addirittura soltanto con 1,2-1,5 milioni. Dopodiché sì, ci sarebbe il saldo, però pagabile in 4 esercizi di bilancio. Quindi Locatelli la Juventus lo dovrebbe pagare in 5 anni. Se veramente verrà ufficializzata questa modalità, beh, allora dobbiamo veramente dire complimenti a Cherubini. Complimenti a Cherubini, perché ha strappato veramente le migliori condizioni possibili al Sassuolo. Sento già adesso le varie polemiche sui social da parte delle altre squadre. Ecco lo Scansuolo, ecco, fanno sempre i piaceri alla Juventus, come se gli altri non hanno mai comprato a rate. Dobbiamo solo ricordare gli interisti Eder, come è stato acquistato, con quanti anni è stato pagato. Cioè, tutti pagano con vari anni dilazione, no? Mutui, si fanno i mutui sui giocatori, si fanno i mutui sulle case, ma anche i mutui sui giocatori. Quindi la Juventus è stata molto brava, non so se ci fermeremo qui, penso che la Juventus cercherà anche un secondo centrocampista, si sta un pochettino raffreddando la pista Pjanic, potrebbe però aprirsi la pista Bakayoko col Chelsea, vediamo. Ci teniamo sintonizzati su bianconero.com, perché sicuramente qualcosa verrà fuori. Complimenti a Cherubini, complimenti a Juventus, complimenti a Manuel Locatelli, perché ha tenuto duro fin dal primo momento, ha detto solo la Juve, voglio solo la Juventus, e la Juventus l'ha avuto, ha detto calma e fino alla fine, davvero uomo. Benvenuto Manuel, benvenuto alla grande famiglia bianconera.